fifone, cagasotto, piscialetto, impaurito. Tutti aggettivi con cui potrei descrivermi quando prendo un aereo. Volare è la mia paura più grande e ho pensato spesso a come poterla superare. E alla fine ho scelto la cosa più drastica: imparare a pilotare un aereo in 24 ore. Come ho fatto? Questo devo raccontarvelo dall'inizio. 24 ore per imparare un lavoro nuovo con gli insegnanti migliori d'Italia. È un allievo un po' così, un po' vestito male pure. Tutto questo è il mio giorno di prova. Ciao, sono Jacopo e da 19 anni piloto aereo. Questo sarà purtroppo l'ultimo video che faremo insieme a te. L'ho sempre rimandato questo video. Sarei costretto a fare video con bruttissima gente. E me contro te, sono pronti ad assumerti. Vabbè. Ciccio Gamer mi ha detto. E poi c'è X Murri che ha detto che ti trasferirà in Sicilia. C'ho molta paura di questa cosa che stiamo per fare. Ho cercato su internet allora quali sono le paure più famose nel mondo. Al primo posto c'è l'acrofobia, che è la paura delle altezze. Al secondo posto c'è la claustrofobia. Vabbè, la paura degli spazi chiusi. Quindi noi adesso stiamo andando in alto, in uno spazio chiuso, a volare. Minchia, davvero, è un incubo. Così, mentre mi rendevo conto che stavo andando verso il mio incubo peggiore, c'era da vicino. Ciao, conosco la persona che mi insegnerà tutto su come pilotare un aereo. Sono un safety pilot, accompagno. Pilota di sicurezza. Esattamente, accompagno i piloti non brevettati quando incominciano a fare i loro primi voli fuori dal campo. O meglio, come si dice in Calabria, il mio safety pilot. E da quanto tempo voli tu? Sempre, quando ho 14 anni più o meno. Cacchia, adesso ne sento più sicuro allora. Ma prima di iniziare a volare, come si chiamano gli aerei che guidate? Questa classe di aerei si chiama ultraleggeri. E a farmela sotto, sostanzialmente sono aerei a tutti gli effetti. Diciamo che il mondo dell'aeronautica in Italia, ma in generale nel mondo, viene diviso in due macro aree, ovvero l'aviazione generale e l'aviazione leggera. Quindi oggi noi ci concentreremo sugli ultraleggeri. A tutti gli effetti è uno sport e soprattutto puoi fare gare. Quindi la differenza tra guidare un aereo e pilotare un aereo. Scusate. Così, dopo aver sbagliato una volta, quanto ci vuole effettivamente per imparare a guidare? Pilotare. Di nuovo. E una seconda volta bisogna fare un corso di volo che deve avere minima durata 16 ore di addestramento pratico. Poi c'è la parte teorica, che sono invece 35 ore. Invece io imparerò a guidarlo. Pilotare. Sì, volevo dire a pilotarlo, sentite bene, in soli Un quarto d'ora, sì. Perfetto. Io ti farò scoprire dei lati di te che tu ancora non conosci. Ma prima di pilotare voglio scoprire quali sono i motivi per cui uno inizia. Quando ci si approccia a questo genere di volo, generalmente lo si fa perché si vuole fare qualcosa di diverso, qualcosa di molto più facilmente approcciabile rispetto all'immaginario comune. Questo tipo di attestato, sì, il corso completo costa circa 4.000 euro. Che per un attestato che ti durerà per tutta la vita non è un prezzo assolutamente eccessivo. Quanto costa andare per esempio all'Isola d'Elba da qui? Se hai un aereo tuo, il costo orario è intorno ai 80 euro l'ora. E basta, che sono, sì. Insomma, un costo abbordabilissimo. È pericoloso guidare. Quello che ti deve servire però, l'ho detto di nuovo, è pericoloso pilotare un aereo così. È il coraggio di pilotarlo. Assolutamente sì, è mortale. Sicurezza, non mi aspettavo questa risposta. Che a me manca assolutamente. Il pericolo nasce da una serie di errori che si protraggono nel tempo. Però il pilota viene addestrato appunto a spezzare la catena degli errori. Un buon pilota, quindi non io, prima di volare apro il cofano, controllo l'olio, controllo i carburatori, controllo le candele, controllo che tutto sia in ordine, che non abbia danni strutturali. Allora lì so che quella parte è sicura, posso passare alla parte successiva. Ma prima di iniziare il vero e proprio addestramento, l'allievo peggiore che hai avuto, che cosa fa? Gli chiedo le cose da non fare neanche per sbaglio. Sono cose che mettono a rischio la sicurezza, tipo sbagliare un interruttore e spegnere un motore. Capita. Sì, per staccare la luce ha spento uno dei magneti e quindi non ha spento il motore, ma era molto vicino a farlo. Perché quell'allievo, giuro di non essere io, giuro. Perché ti piace così tanto volare? Perché ti dà una libertà che altre cose non ti danno. La possibilità di poter andartene dove vuoi, come vuoi, quando vuoi, volando. Così, quando mancano esattamente 24 ore al nostro decollo, cercherò di essere l'allievo che non spegne il motore. Mi raccomando, se noti meno. Disatto. Scopro sempre di più questo mondo così pauroso per me, ma allo stesso tempo affascinante. Vuoi che ti faccio vedere un po' gli hangar, un po' di aerei, sì, faccio vedere un po' l'ambiente? Vai. Così Jacopo inizia ad insegnarmi un po' di termini tecnici. Allora, questa qui è la pista. E cose che devo assolutamente sapere. L'atterraggio. Come si chiama? Questo si chiama manica vento. I piloti, sia quando arrivano che quando decollano, guardano da che parte arriva il vento. Se voi
voglio pilotare un aereo che arriva almeno a 1000 piedi dal suolo. Sì, a terra sempre contro vento. E si decolla mai anche a favore. Sempre qua. Mai a favore. Così, più ci addentriamo. Qual è la differenza tra l'avere... E più sono curioso. Un tetto in vetro e avere un tetto coperto. E più Matteo continua a sbattere a macchine aeree costosissimi. Matteo, è incredibile, sbatte ogni volta. Allora, a livello aerodinamico è sicuramente più pulito e quindi più filante, più veloce. Creano problemi. Questi creano attrito. Quindi meno attrito c'è meglio, Più vai veloce. E come mi diceva prima, andare veloci è fondamentale. Più sei lento e più sei vicino alla velocità alla quale l'aereo non può più volare, per cui è più pericoloso andare piano in aeroplano. Ma ritorniamo al nostro tour. Quanti aerei avete a disposizione? Okay. Sei con questo. Scoprendo se dopo questa esperienza potrò comprare uno di questi aerei. Spazi dai 18.000 euro del nuovo fino ad arrivare ai 300 e passa mila. Cioè. Vabbè, magari ci penso un attimo prima di comprarlo, va bene. Quello che useremo oggi. Questo qua? Sì. Come si chiama questo? Questo si chiama MD3 Rider. Così, mentre inizio a sperare che l'MD3 qualcosa non ci abbandoni mai. Abbiamo la cellula, si chiama cellula, che è la struttura dell'aeroplano senza le ali. Jacopo mi inizia a spiegare come è composto un aereo. È tutto questo pezzo qua, esatto. La supposta. E mentre io entro sempre più in confidenza con il mio incubo peggiore. E poi abbiamo le ali. La parte posteriore di ogni semiala troviamo le superfici di comando. Lui inizia una spiegazione tecnica. Il rollio è quando inclini l'aereo. Molto precisa e puntuale. Genera una depressione per un principio fisico dei fluidi. Che io seguo attentamente per più di un'ora. Non stai capendo un cazzo, vero? No, ti sto seguendo. Perché c'avevo la faccia di una sì. Niente. Sì. Ah no, è la mia. Vabbè, diciamo che non proprio attentamente, mi ero perso qualcosa, ma non troppo. Questo qua riesce a volare a una velocità minima di 65 km all'ora. E invece arriva a un massimo intorno ai 220 all'ora di velocità. Così, dopo l'ennesima domanda stupida da parte mia, è più semplice guidare un aereo o una macchina? Forse l'aereo. Davvero? Hai molte meno cose da tenere d'occhio quando sei per strada. Il problema è che ci sono gli altri intorno a te. Quando mancano circa 20 ore al momento del decollo. Hai una spinta? No, vado. No, che spinta. No, sì, porca. Dopo un piccolo test sul mio coraggio. Dopo un aereo che mi sfreccia a pochi metri di distanza. Capendo meglio come funziona e perché vola, mi cago un po' meno sotto. E io che provo ad autoconvincermi di cose in cui non credo. È arrivato il momento. Jacopo decide di farmi salire sull'aereo. Rilassati. Entri prima con la testa, poi ti giri e ti fai scivolare dentro col sedere e poi tiri su le gambe. Non ho capito niente. Così, dopo essere entrato con un po' di fatica. Queste sono le mie cuffie. Le tue cuffie, girare grazie. Così. E aver preso confidenza con le cuffie. Dunque, prima di accendere, questo libricino okay. È il mantra del pilota. È una checklist. Ogni aereo ne ha uno. Noi andremo ad eseguire la checklist in base a dove siamo, no? Adesso siamo alla funzione, alla fase di avviamento. Questa check si fa ogni volta. Giorno. Ok. Così, per un secondo, mi monto la testa. Quindi faccio il copilota. Il copilota. Ma per fortuna... Parking brake. Break. Il secondo dopo torno con i piedi per terra. Parking brake on. Questo è il parking brake. Così iniziamo la checklist di avviamento. Fuel valve aperta meno piena. E dopo circa chiave main switch I e on. Tantissimi termini in inglese. Sappiamo che c'è pressione. Arriviamo al momento in cui dobbiamo fermarci. Avviamento. Quando c'è avviamento, cuffie in testa, si ricontrolla. E quando mancano circa 19 ore al decollo ufficiale. Da qui in poi si accende il motore e si continua la checklist, cosa che faremo domani prima di decollare. Jacopo prova a tranquillizzarmi. Qual è la cosa più brutta che può succedere? Ma uno può vivere con quest'ansia. Crepare, cosa puoi fare? Cioè cadere. Sì. Così, dopo aver capito che non può succedere nulla di grave. La scaramanzia migliore è quella di non avere scaramanzie. Dopo aver capito che i piloti non sono scaramantici per niente. Se dico quindi, mi raccomando, non fare incidenti. Porta sfiga. Buon volo. Porta sfighissimo. E dopo non avergli messo assolutamente pressione addosso. Mi è già caricato troppo di ansia. Non uscire anch'io adesso. Ci diamo appuntamento al giorno dopo. Domani ti porto a mangiare nel miglior ristorante che c'è a Cremona. Mi porto a mangiare. Ti porte. Quindi è buono sto ristorante. È buono. A domani. Grazie. Non ci pensare su troppo stanotte, mi raccomando. Tantissimo. E così ci salutiamo. Allora, questa potrebbe essere la nostra ultima cena insieme. Spero. Grazie. Ho delle ricette particolari da proporre. Un hamburger. Hai detto qualcosa? No. Ho sbagliato io a parlare. Un hamburger di carne e salsa asiatica piccante. Un wrap di pollo Kahun.
Tra una e crema di fagioli neri. Scegli tu. Scegli tu. Wrap di pollo, va bene. Grazie per aver scelto. Ah, naturalmente io ho già gli ingredienti pesati e dosati, perché questa è una ricetta Hello Fresh. Quindi lo chef inizia a cucinare. Che cos'è Hello Fresh? Che ha deciso di regalarmi la mia probabile ultima cena? È un servizio super comodo, con abbonamento settimanale, che ti fa scegliere ogni settimana ricette nuove. Primo passaggio, tagliare gli ingredienti. Grande affettatore di pomodori, grande. Inviandoti a casa tutto l'occorrente per preparare i tuoi piatti, semplificandoti la vita. Piatti adatti anche a giorni speciali, come quello prima di pilotare un aereo. Cenetta leggera con poca cipolla stasera, per festeggiare questo sabato. Insomma, meno spreco di cibo, di tempo e di energie, anche per chef non troppo esperti come me. Il momento della verità sarà la nostra ultima cena più bella. Se volete ordinare le box di HelloFresh, io vi lascio il codice sconto che potete sfruttare, potete usare. Purtroppo io non posso venire a casa vostra a cucinare, però almeno ci sono gli ingredienti. È arrivato quel momento che ho rimandato per tempo, perché questo video ci è venuto in mente 5 mesi fa, ma non l'avevo mai fatto per defecazioni addosso un po', no? Quando mancano pochi minuti al decollo ufficiale. Maestro, ci siamo, sei pronto? No, però bene, andiamo. Perfetto. Jacopo mi accompagna verso il mio incubo peggiore. Andiamo tutti a mangiare. Sì, ho fame pure. Questo aereo che dovrò imparare a pilotare ci porterà... Dobbiamo salire a bordo. Verso il ristorante di cui Jacopo mi ha parlato tanto. Ho imparato. Okay. Così, dopo aver scoperto le ultime cose di cui ho bisogno... Cioè, quindi se premo questo, sì, parte il paracadute. Sì. Ecco, questa è una cosa da non tirare, forse. Bravo. Se vuoi rovinarci la giornata, tira quello. Sì. E rido per cercare di coprire il mio assoluto disagio in quella situazione. Checklist alla mano. Checklist. Rifacciamo tutta la checklist. E la cosa che mi mette fiducia è che in questo Jacopo è precisissimo. Via dall'elica! Perfetto. Oppure via dal cazzo, si potrebbe dire. Dopo questa perla siamo pronti a partire. Mayday, mayday. Questa è un'altra cosa. Non dovevi dirlo. Scherzavo, adesso siamo pronti a partire. Vuoi fare tu la chiamata radio? Devi chiamare la torre dicendo dove è la radio. Con il cuore in gola faccio la chiamata radio. Da India Alfa 370 al parcheggio. Riuscendoci molto bene, nonostante l'ansia. Più o meno, ti sei dimenticato di chiamare chi dovevi chiamare, ma fai niente. Vabbè, quasi bene, non proprio, però. Adesso possiamo spostarci. Allora, se dovessi avere qualsiasi tipo di panico, l'importante è che non mi blocchi il comando. Attaccati pure a me. Dimmi tu, è così che sto per affrontare la mia paura più grande. Perché in quel momento, nonostante il panico, ero sicuro di potercela fare. E alla fine, infatti, è stato un successo. Questo avrei detto se ci fossi riuscito. Invece la mia paura di volare mi ha ingessato mani, braccia, gambe e mi sono rifiutato di prendere i comandi. Insomma, una figura di merda. Dai, è successo tutto quello che non doveva succedere. Com'è andata? Un incubo? Questo è il famoso ristorante. Grazie. Niente, era tutto un disastro. Mi aveva preso in giro anche sul ristorante. Beh, trovavi di brutto. Non mi è mai successo di avere qualcuno così impaurito. Davvero? Non riesci a uscirne, è un loop continuo. Se tu vai nel panico perché non hai il controllo della situazione, devi renderti conto e accettare il fatto che ce l'ha qualcun altro e riporre la più totale fiducia in lui. A questo punto avevo due strade. La più probabile, prendere un taxi, salirci, farmi un'ora di macchina, dire un sacco di parolacce per i tantissimi soldi spesi, oppure fare quello che ho fatto, farmi convincere da Jacopo ad andare di nuovo su. Vai tranquillo. E mentre andiamo su, ecco la prima sfiga. Come ho fatto a dimenticarmi di chiudere la portiera? Una cosa dovevo fare, una. Vabbè, partenza così e così. Non hai motivo di aver paura. Primo, perché il comando ce l'ho io e so come si pilota un aereo. Secondo, perché è una figata, non è una cosa da averci paura. Tutto ciò che tu senti sono emozioni nuove. Tutti avrete una paura. Io lo sapevo che quando avrei affrontato la mia mi sarei ingessato. Alla porta dello stomaco.
ce l'hai ancora quando... No, non sento più niente. Volevo cercare di superarla con tutto me stesso. Hai mai visto un bigotta che si caga addosso come me? No. Mai? No. E forse mi serviva qualche spintarella da parte di Jacopo. Prendi una glossa e una manicola. Sì. Più stringi la glossa e meno riesci a essere preciso. Così, con tantissimo coraggio... Fare... Lo confiriamo. Ascoltami. Vabbè, più o meno. Voglio andare verso quel punto. Per cui... No, è troppo, troppo. Come troppo? Cioè, proprio sotto lo zero il coraggio in questo video. Allora, spostiamo la glossa in questo modo. Lui vedi che incomincia a inclinare. Quando raggiungiamo un angolo comodo, fermiamo il rollio. E poi lo sosteniamo, tiriamo leggermente verso di noi e guardiamo fuori. Quando il punto di riferimento si sta per arrivare quasi davanti al lago, allora diamo il comando opposto per livellarlo. Adesso mi ha aiutato lui. Fallo pure. Ma ora mi lascia in mano l'aeroplano. Vai, glossa a sinistra, spostalo. Vai, te la fai. Un po' più di forza a sinistra, bravo. Adesso cerca di mantenerlo in questo assetto fino a che non arriviamo più o meno in questo modo. Ok. Vai, comincia ora. Glossa a destra e leggermente in avanti. Allora. Cioè, adesso ho girato io. Sì, io non l'ho fatto qua. Beh, ci ho preso gusto. Glossa a destra, bravo. E tira leggermente verso di qua. Guarda che ce l'hai fatto, eh. Vai, glossa a destra, rilassa la mano, glossa a destra. Ok, raddrizzati. Posso fare un'ultima? E faccio subito il presuntuoso. Guardami, guarda, ma che dico? Prosegui la virata. Hai fatto un'altra sterzata. Hai fatto un'altra virata. Vabbè, magari sui termini tecnici devo lavorarci ancora un po', eh. Va bene, andiamo giù, dai. Missione compiuta. L'India Alfa 370 si inserisce in questo evento a sinistra. Uno stai nelle piedi. Grazie mille, Jacopo. Andiamo a rivedervi presto con dei nostri aeromobili. Ce l'ho fatta. Non sembro molto felice, ma ce l'ho fatta. Hai combattuto contro le tue paure? Dici, molto. Io che ero di fianco a te posso dire che sei la persona che si caga più addosso con la quale io abbia mai volato. Però hai deciso tu di venire, ti do un 10 su 10, solo perché ti sei messo in gioco. Alla fine hai ceduto e hai preso i comandi. Grazie, bene. Maestro. Grazie a te. Grazie anche. Ci vediamo presto. Il coraggio è una follia, ma una follia piena di grandezza. Vabbè, ma che frase è? Mi sono cagato addosso per tutto il video, scusa, ma che vuol dire? Commentate qui sotto con la vostra paura più grande e io vi accompagnerò ad affrontarla in un video.